comunicazione con Happy Moto Triumph Torino, Mitas, YCR. Bentrovati, nuovo appuntamento con A Proposito di Moto, il vostro programma di due ruote, dedicato alle due ruote. Oggi ci occupiamo di due ruote piccole, ovvero mini moto e pit bike, il divertimento in piccolo. Divertimento e anche e soprattutto mezzo per cominciare, soprattutto per i bambini, per chi ha una statura non sufficiente per le motociclette di normale stazza e anche ovviamente il passo per imparare. Vi presento gli ospiti con cui parliamo di questo argomento. Alla mia destra c'è Christian Bing. Ciao, buonasera. Ciao Christian, tu sei la persona giusta per questa puntata, titolare della Mobster Pit Bike, nonché organizzatore dell'omonimo trofeo, insomma, addetto ai lavori. A fianco a te c'è un altro addetto ai lavori, Massimo Chierichetti. Buonasera. Ciao Massimo. Buonasera. Tu sei sei la voce, sei lo speaker del mondo, di del mondo delle tutta due una ruote. Serie di campionati, certo, dedicati alle pit bike, pit bike e mini moto. Certo, assolutamente. A fianco a te c'è l'amico Piero Abate. Ciao Piero, ciao, bentornato. Maurizio, ciao a tutti. Pilota, anche se adesso non corri più, ma titolare del team Abate Racing, esatto, poi ci dirai che cosa fate. A fianco a te c'è Fabio Licazza, ciao Fabio, benvenuto, la prima volta per te. Grazie. LRT Team, però tu settore mini moto. Sì, cerchiamo di formare i bambini dei primi passi. No? E dopo ci arriviamo. Intanto chiederei a Christian di spiegarmi e di spiegare ai nostri telespettatori la differenza fra mini moto e pit bike. Riesci in poche parole? Pochissime, basta guardarle. La mini moto è veramente un mezzo piccolino. Noi abbiamo una pit bike in versione motard, perché originariamente nascono da cross, perché mettendo delle gomme con tassellate. E con l'anteriore di diverso diametro, sì, possiamo correre nel cross o nelle originariamente linee. Nascono tassellate, poi la questione del motard, siamo stati poi praticamente noi italiani a tirarla un po' fuori, abbiamo pareggiato le gomme, sono arrivate delle gomme un po' più performanti, quindi in mescola si vede anche l'utilizzo. Una mini moto in realtà è il passo precedente, perché essendo molto più piccola, essendo con le gomme di diametro molto inferiore, ed essendo anche una disciplina nata prima della pit. Tanto per dare un'idea, queste gomme qua sono 12 pollici. Quelle della mini moto cosa sono? Molto 6 pollici e mezzo. Quindi l'altezza complessiva del mezzo e della seduta è bassissima, va bene per i bambini, ed è comunque una disciplina nata prima, molto prima della pit bike, in senso motociclo di utilizzo pista. Sulla mini moto lo sappiamo, sono arrivati i grandi campioni. Sono delle super sportive in miniatura, possiamo definirle così. Di fatto sì, anche con la mini moto ormai si sono raggiunti dei livelli notevoli sulle preparazioni, sulle velocità, sulle prestazioni. Poi è arrivata la pit, che ha fatto anche lì tutto il vario percorso da moto, diciamo così, da divertimento. Siamo arrivati alle moto da competizione, si possono fare dei campi. Sono motociclette che sono state costruite per piloti come Piero, che è un po' piccino, no? Dove li mettiamo, facciamo delle moto così. Esatto. No? Ma diciamo che l'intento principale è rivolto al costo. Cioè, il costo deve essere basso. Nelle immagini stiamo vedendo delle mini moto. Delle mini moto che corrono. Questo è un. Questo è andato. Questo ha fatto crash log. Campionato FMI. E non sono però solo per i ragazzini. Ci possono correre anche gli adulti. Assolutamente, giusto? Sì. Cioè, ci sono proprio le categorie senior, dove ci sono tanto di team ufficiali con le case molto blasonate, impegnate nei vari campionati, così come sulle pit bike, ma nelle mini moto è già un fenomeno affermato da parecchio tempo, insomma. Ci sono grosse case che hanno investito in quel settore, hanno cresciuto talenti, piloti che sono arrivati da lì fino anche al mondiale, e adesso poi nel piccolo anche dalla pit bike stanno nascendo delle realtà. Comunque, fondamentalmente, nel senso della dimensione, prima viene la mini moto, poi la pit bike, poi si va su quelle grosse. Però mi dicevi che la pit bike arriva dopo le mini moto. Sì. E da dove arriva? È nata arriva fondamentalmente da un modello che era l'Honda CRF50, una moto molto piccola che si utilizzava proprio per andare in giro per i box, per i paddock. Dopodiché hanno cominciato a farci dei numeri, a saltare, hanno trovato che era divertente, ma siamo sempre lì, doveva costare poco divertirsi, se si rompe non importa. E invece adesso si sono molto evolute, funzionano bene, non si rompono più come si rompevano
8-10 anni fa, e piano piano ci siamo portati, diciamo, al passo, sia nel cross che nel motard. Adesso abbiamo l'esemplare motard, ma il cross si fanno dei numeri notevoli. Sì, abbiamo qualche immagine, poi magari la facciamo vedere. Ma Piero, ma è vero che con questi mezzi ci si può divertire come... Guarda, ovviamente si usano nei cartodromi, giusto? Certo. Guarda, io arrivo, ho corso per diversi anni con le moto grosse, quindi 125, il 250, RGV, il 600. Motostradali. Motostradali. Ho corso in pista, ho fatto diverse gare, tutto quanto. Poi si è arrivati lì a dei livelli economici spropositati per un essere umano normale. E abbiamo iniziato con le pit bike e ti dico, ci si diverte di brutto, quindi con costi abbastanza contenuti. E il discorso secondo me ne vale la pena, e poi si è arrivati veramente a dei livelli altissimi, a livelli di gomme, di motore, si va fortissimo. Non è più... Io quando ci sono arrivato, ho detto arrivo dalla 600, sì. Arrivo sulla pit bike. Se le case ci hanno investito, vuol dire che comunque è un settore sta crescendo. No, ma poi non è poi così semplice andarci forte, cioè bisogna essere già... Ti dico, ma sono cattiva, voglio dire, in proporzione è come guidare un supermotard, solo che questa qui non è un 450, è un 150, però dico, pesa anche molto molto. Quanto pesa questa moto? 70-80 kg. 70-80 kg contro i 110 di un supermotard? E ti dico, in molti cartodromi dove non c'è tanto rettilineo, prendono delle suonate i motard non da poco, quindi... Sì, finché non arriva al rettilineo, insomma, sì. Certo che loro hanno più motore sul rettilineo. Ovviamente però... queste qui hanno anche bisogno di una manutenzione minore, no? Rispetto a una moto... Io ti dico, sulle mie moto, una volta che a metà stagione cambiamo il pistone, poi ma lo cambiamo così per scrupolo, perché poi alla fine non ci danno grossi problemi. Sì, con l'affidabilità sono molto migliorato ormai, sì, rispetto a quello che era prima. Da 8-9 anni a sta parte, diciamo che se vuoi puoi farci tutta la stagione senza aprire il motore. A meno che non capita qualcosa, però nei mezzi meccanici si sa. Ma anche lì, succedesse un qualcosa al motore, cioè il valore commerciale poi del motore, sì, in sé, 400-450 euro tutto il motore. Perché cioè una roba che di una moto normale ci compri la frizione. Tutta la moto cosa costa? 2000 euro? 2000 euro. Ed è un entry level o è un top? No, è già una moto per prenderla e andarci a correre. Gli entry level, diciamo che sotto la cifra dei 1300-1200, diciamo siamo già al limite del rapporto qualità-prezzo, se vuole qualcosa di decente. E poi ecco, una cosa che mi piacerebbe far vedere è che in realtà, cioè, sembra piccola, però in realtà è alta, quanto è alta? 81 la sella, come una moto normale. Come una, la seduta quella di una moto è normale. È solo un po' più corta e ha solo le ruote un po' più. È molto piccole. Reattiva. E quindi essendo un interasse da 1200 mm, evidentemente ogni manovra che fai la senti subito. E io spiego sempre, qui sei tu che pesi più della moto, non la moto che pesa giusto. Più di te. E quindi gli fai fare quello che ti pare. Se sei capace, e loro sono capaci, gli fai fare quello che ti pare. Però sì. Anche gli altri sono capaci. Quindi, no, poi quando siete tutti insieme che sono capaci. Io ti dico, alla prima gara pensavo di arrivare. Allora, volevo chiedere solo una cosa a Fabio, poi arrivo a Massimo che mi devo ricordare di fargli una domanda. Fabio, invece le mini moto, la differenza fra le pit bike e le mini moto? La mini moto, diciamo che è la prima moto che si dà in mano a un bambino per cominciare questo sport. Quindi... Hanno le marce le mini no, moto? No, sono a presa diretta. Perché sarebbe un po' complicato cambiare. Sì, soprattutto la posizione non lo permette sicuramente. Mentre le pit bike hanno quattro marce. E le cilindrate invece delle mini moto? Per i bambini è il 40 ad aria, e invece adesso gli adulti corrono tutti col 50 liquido. Una volta 50. Si faceva 40 e 50, ma ormai gli adulti corrono tutti col 50 liquido. Invece i bambini col 40 ad aria. Ma perché un adulto che potrebbe correre con una pit bike decide di correre con una mini moto? Bella domanda. Ecco, questa è... Perché... No, nel senso, te lo chiedo solo perché a me distinto... Mi verrebbe di usare una di queste, per divertirmi in piccolo, mi verrebbe di usare una di queste, invece le mini moto sono due guide diverse. Poi è uno stile di guida diverso. A volte anche... Magari chi arriva dalla velocità si trova meglio su una mini moto.
ti porta magari anche la invece comodità di prenderla e caricarla in macchina. Con questa magari ci va già un monovolume, un furgoncino. Invece la minimoto la butti dove vuoi e vai. La minimoto basta il baule, esatto, di qualsiasi È meno impegnativo. Esatto. Meno impegnativo la anche minimoto. Come trasporto, come... Metti nel baule un po' però, di benzina. Sì, però se voglio dire, chi ci corre, no? Se ne frega, nel senso che... Una volta che poi hai deciso di utilizzare quel mezzo, con queste ti attrezzi, anche queste stanno poi in un baule girate in qualche maniera, Non è che una volta che hai deciso ti attrezzi. Va bene, poi parliamo anche della tua scuola. Invece volevo chiedere a Massimo, tu che invece vivi l'atmosfera delle gare, delle corse, è diversa l'atmosfera rispetto a quella che magari puoi aver visto in altri campionati? Guarda, io sono stato pilota e poi adesso da ormai 8 anni pilota di? Mini moto e pit bike, tutte e due. Adesso 8 anni l'ho fatto per tanto tempo, continuo a farlo perché la passione ti spinge a farlo, perché voglio ricordare che non è il mio lavoro, è la mia passione, è questo che mi spinge a farlo in una certa maniera, soprattutto andiamo nel settore mini moto, io commento sia pit bike e mini moto un po' per tante associazioni e per comunque dove ci sono le gare. Le minimoto, i bambini soprattutto ti danno quella sensazione che quando arrivi ti raccontano già tutto. Ma il tifo c'è il pubblico che tifa? Il tifo c'è, ce n'è tanto. Non manca mai. Non manca mai. Poi io cerco sempre di trovare un po' la novità quando sono all'interno della pista. Esempio, domenica scorsa a Busca ci siamo inventati via sugli spalti col microfono l'intervista ai genitori mentre assistono, perché vado a braccio, io le gare le commento a braccio perché si commentano così. Devi imparare a conoscere i piloti e le gare le cominci a braccio. I tempi a monitor, ma le gare devi conoscerli, sapere dalla tuta, dalla moto e via. E poi allora ti puoi permettere di evadere, andare a fare interviste ai genitori, andare a sentire il meccanico, il papà preoccupato e tutte queste cose. È un vero e proprio mondo racing in miniatura. È un mondo racing in miniatura. Poi devo dire che è bello perché soprattutto i bambini quando si comincia, ma anche gli adulti ti danno tanto. Poi facciamo le immagini, le riprese, tutto questo qua, tutto questo mondo. Ok, allora abbiamo fatto un primo step, adesso diamo una linea alla regia e torniamo fra 60 secondi, torniamo di nuovo su questo argomento. Bentornati in studio, oggi parliamo di minimoto, pit bike, un modo diverso, in piccolo, per divertirsi, anche spendendo poco, ma più o meno con le stesse sensazioni da quello che ci hanno raccontato i nostri ospiti. Prima di tornare con loro, vi proponiamo una scheda su un altro modo per divertirsi con poca spesa. Kawasaki Z300. Versione in scala ridotta della fermata sorella da 800 cm cubi, la Kawasaki Z300 è una naked grintosa. Monta il motore della versione carenata, la Ninja 300, il bicilindrico da 296 cm cubi, 4 valvole con raffreddamento liquido e ben 39 cavalli di potenza massima. Davanti monta una forcella Showa, dietro una mono Kayaba regolabile nel precarico. Le misure degli pneumatici sono 110-70 all'anteriore e 140-70 al posteriore. Anche se il peso non è proprio contenuto, 170 kg dichiarati, la piccola Z è comunque molto maneggevole e divertente su strada. Gira in alto e la cattiveria si percepisce intorno agli 8000, ma anche sotto non è pigra, anzi. Nonostante sia piuttosto compatta, ha una buona abitabilità anche per i piloti sopra il 1,70 m. Questo giocattolo da 5.440 euro chiave in mano è la dimostrazione che ci si può divertire anche spendendo poco. Anche questo è un modo per divertirsi spendendo poco, è un concetto di moto diversa, questa è una moto stradale, un 300 di cilindrata, però insomma con un buon rapporto peso-potenza che permette anche di divertirsi su strada, sempre ovviamente nei limiti del codice. A proposito di strada, queste motociclette non sono omologate per andare su strada, sono utilizzabili solo su circuiti chiusi. Esattamente, no, non puoi utilizzarle su strade aperte al pubblico. Non ne esistono? Ne esistevano. Avevano fatto un esemplare omologato. Mi ricordavo di una Polini, è possibile? Sì, ma l'XP4, lo fanno ancora l'XP4? Quindi ancora fattibile? Non lo so, penso di sì.
Mi piacerebbe sapere se ha avuto successo o meno. Poco, poca roba. Però non montava le gomme da 12, mi sembra da 10. Stradale da 10. Più bassina, dagli specchietti mi sa che non ti vedranno neanche. No, ma non ha avuto quel successo, ma secondo me perché il ragionamento era un po' inverso. Cioè uno prende un mezzo così perché non vuole che mangi e beva quando non lo utilizzi, quindi non ci va il bollo, non ci va l'assicurazione, lo lasci lì. Ci giochi. È un modo per permettersi il giocattolo. Se vuoi un mezzo di trasporto, sì, puoi prendere anche una pita omologata o valutare uno scooter, dipende poi. Cioè, quando vai in mezzo al traffico devi vedere che cosa ti è più comodo fondamentalmente. Queste hanno secondo me un altro utilizzo. Senti, parliamo invece di campionati. Lui ne spiccherà tanti. Riassumili brevemente, quanti campionati ci sono in cui si può correre con queste moto? Allora, il trofeo Mitas è quello dove ci sono io presente, poi dopo abbiamo un trofeo anche altro campionato 12 pollici, poi abbiamo tutte le gare varie che si svolgono nel centro Emilia, adesso non mi vengono in mente, anche nel Triveneto organizzano proprio le gare, però i riferimenti campionati allo stato attuale di pit bike sono questi due, trofeo Mitas e 12 pollici. Sì, diciamo che il trofeo Mitas è all'interno diverso, dell'ottica ASI, l'ottica ASI e sono riusciti a fare una cosa intelligente, che hanno fatto una selettiva nord-ovest, una selettiva nord-est. Scusami, e una selettiva ASI? Centro-sud. Auto... No, non c'entra con le auto storiche, non c'entra con le auto storiche, assolutamente però, no, ecco, diciamo, è un ente promozionale. È l'acronimo di... Associazione Sportiva Italiana. Sì. Semplicemente. Per cui una sorta di WISP. Esattamente, sì, bravo, okay, esattamente. Sì, quindi un ente promozionale che ha preso in mano e sta seguendo questa cosa. La divisa in selettive, non è l'unico ente promozionale, ce ne sono anche degli altri che hanno anche degli altri numeri. Per contro la federazione sul settore pit bike al momento è completamente assente. C'è stata, poi ci è presente, diciamo, sulle mini moto. È presente sulle mini moto, sulle mini GP, ma non sulle pit bike. Ti puoi impegnare a fare. Beh, ci siamo già stati, poi siamo finiti, abbiamo di nuovo ricominciato a lavorare con gli enti promozionali, un po' più snelli fondamentalmente. Adesso stiamo vedendo nelle immagini che cosa si può fare con una pit bike. Sì, questi tanto sono già rider professionali. Tanto per non dire ma sì, una roba vorrei ma non posso, ma in realtà in certi casi è proprio una scelta, sì, può essere addirittura proprio una scelta. Questi sono nel deserto non della California a fare dei gran numeri. Un'esigenza di spendere poco, ma anche proprio un'esigenza di avere un tipo di mezzo che ti permette comunque di fare quelle cose, esatto, in un modo diverso, con delle dimensioni diverse. Esatto. Parliamo invece di ragazzini. Allora, dicevamo, le mini moto, Fabio, le mini moto sono, diciamo, il primo step per i ragazzini, per cui ragazzini molto piccoli. Sì. Tu stai per inaugurare una scuola a Moncaglieri, in provincia di Torino. Sì, ci stiamo preparando ad aprire questa scuola, cercando di formare i ragazzini a partire dalla ginnastica, il regolamento, le bandiere, tutto quello che si può insegnare a un bambino per portarlo in pista. L'età minima? Ci sono bambini che partono da 3 anni, quindi sì, assolutamente, poi a salire, in base alle categorie che vanno a fare, sono divisi per età. Tutti figli di piloti o no, diciamo di appassionati che cercano di spingere i figli, oppure ci sono anche delle autonomie all'interno dei ragazzini, ragazzini che decidono che vogliono fare quello, a prescindere dai genitori, sì? Sì, la maggior parte sono figli di magari genitori che andavano in moto, che vanno in moto, ma con l'ottica che sto cercando di seguire sarebbe bello portare anche il figlio del muratore o dell'idraulico a girare in moto. Certo. Giusto. Certo. Di quello che non gli piace il calcio. È vero che in effetti c'è un po' di dicotomia fra chi ama il calcio e chi ama le motociclette. Di solito coincidono poco, per quel che ne so. Ma non lo so, ogni tanto la gente si fissa su due cose. Secondo me ti possono piacere anche tutte e due. Entrambe le cose, sì. Lo sport, secondo me, rimane sano fino in un certo ambito. Siccome noi andiamo in onda il mercoledì sera, no? Che spesso ci sono le partite. La serata di partite. Però mi ha detto, ma sì, ma non ti preoccupare, non c'è tanta sovrapposizione. Io faccio anche qui sempre un paragone, prego, che dà la dimensione di quanto in realtà il motocross o comunque il motociclismo sia un mestiere differente dal calciatore. I calciatori vengono pagati per giocare. Se tu guardi il mondiale motocross, 3/4 di quelli che corrono pagano per poter correre, cioè la differenza è proprio abissale. Mentre da una parte prendi i soldi, dall'altra devi spendere per correre, anche se magari non si sa o non si capisce, anche nei team più blasonati bisogna avere la dote per correre, non è una cosa semplice. Senti, invece stavamo vedendo delle immagini di ragazzini invece sulle pit bike. Sì. Lì si può cominciare sempre intorno ai 3-4 anni o... Sì. Cominci quando tocchi.
quando tocchi, per cui quando tocchi e se ti senti sicuro, dopo ci sono delle accortezze. Tuo figlio, però, che tale hai messo sulla pit bike? Tuo figlio adesso ho visto delle immagini su Facebook. Sì. Mio figlio ha 6 anni e mezzo, è già un po' tardi. Un annetto abbondante. Hai dovuto prima convincere la mamma? No, perché bene o male in famiglia da me è anni che conviviamo con i motori, con le moto. E lui è un annetto, forse ha iniziato 4 anni e mezzo, 5 anni, ha iniziato i primi passi con la minimoto e adesso inizia ad andicchiare abbastanza e speriamo che migliori sempre di più e che gli piaccia più che altro, perché se non gli piace... Bravo. Questo è uno sport dove se non ti piace, non hai la passione, è meglio che lasci perdere, perché rischi di farti male e non divertirti. Quindi se gli piace, io cerco di fare il tutto per poterlo aiutare. Se non gli piace... E farà, farà il calciatore. No, il calciatore non lo va a fare, perché non mi piace a me. Lo porto a giocare a pallacanestro, pallavolo, a tennis. Ecco, ma un genitore che ci stia ascoltando e che volesse cominciare il proprio figlio o alle minimoto o alla pit bike, cosa deve fare? Andare su internet, no, digitale? No, io direi di partire da una scuola. Ne stanno nascendo cercare tante. Cercare delle scuole nel proprio territorio? Se vuole provare, perché le scuole insegnano anche, ti fanno anche provare, però se vuole provare una minimoto, vai in una scuola, almeno ti insegnano come andare. Questo è importante. Visto che ne stanno nascendo tante, sfruttiamo le scuole. Quella di Fabio che nascerà domenica, il 6 di giugno ci sarà l'inaugurazione anche della Lorenzo School fuori Como, proprio che sarà tenuto da Chico Lorenzo, il papà di Jorge, fuori Como. Questo dove, scusa? A Como, fuori dall'uscita di Como c'era la Lorenzo School. Questo fine settimana? Assolutamente, sì. Sabato pomeriggio dalle 14 sarò giù io a presentare l'evento con tutti i bambini che faranno l'esibizione, ma per tutti i genitori proviamo le minimoto seguiti da comunque persone che ne capiscono di settore. Gente che ha corso e che sa come dirgli di fare. Anche perché è un investimento. Ma poi secondo me devi insegnarle anche un minimo di disciplina, nel senso se sei su una moto, sei in mezzo ad altri 15-20 col tuo stesso mezzo, ci va un po' di disciplina, perché sennò deve fare un disastro. Non è così pericoloso come sembra, assolutamente. Poi ci sono delle varie limitazioni sul comando del gas, c'è una vite che non ti permette di fare tutta la rotazione, quindi sfrutti di meno il gas. Già questo è un grosso limite, che non hai il rischio di dare tutto gas e ammazzarti fondamentalmente. Limiti il gas. Ci sono tante accortezze per poterli far avvicinare anche in tutta sicurezza. Anche perché poi in pista ci vogliono le regole. Regole delle bandiere, di tutto quello. Perciò bisogna imparare fin da piccoli le regole, come comportarsi in pista e anche durante uno sport di disciplina, sì. E poi bisogna insegnare ai genitori a saper perdere ogni Bravissimo. I genitori sono un problema. Un altro problema. Fabio, volevi aggiungere qualcosa? Sulle minimoto abbiamo una flange allo scarico che determina le due categorie, no? I più piccolini con quelli un pochettino più grandi, in base al diametro della flangia gli depotenzia le moto. Si depotenzia la moto. E gli adulti però sempre gli adulti 50. Sono sflangiati, quindi scarico libero. Ma c'è un limite di peso per gli adulti? Perché insomma, ci sono ragazzi di 90 kg che vanno forte, anzi magari vanno anche più forti di quelli di 70, perché poi la bravura. Non solo fare attenzione quando cadono, perché lì bisogna sempre più si è tonici e meglio è quando si cade, no? Allora, direi che insomma abbiamo cercato di fare un po' così, di disegnare questo mondo un po'... Si è capito? No, secondo me sì. Che ovviamente ha bisogno di essere conosciuto, perché è ovvio che non tutti sanno che esistono esistono le super sportive, esistono le super motore, invece le pit bike, le minimoto sono così un universo su cui un po' nebuloso, no? per chi, però insomma abbiamo dato qualche informazione. Allora, dobbiamo chiudere, vi ringrazio di aver partecipato e do appuntamento a tutti i nostri telespettatori per la prossima settimana, ricordandovi che la motocicletta è uno dei motivi per cui vale la pena vivere. Grazie e alla prossima. In collaborazione con Happy Moto Triumph Torino, Mitas, YCR.